Neanche con un'autocertificazione debitamente compilata avrei diritto di scorrazzare in Vespa come Nanni Moretti in Caro Diario, per le strade della città svuotate dal virus. Ora inizia la fase più difficile, quella che richiede ancora più pazienza e coerenza. Passata la novità dell'adattamento smart e con un sole che splende sempre di più, dobbiamo accettare la Sansa che è in noi, che di aria ce n'è una sola. E il meglio che possiamo fare per il nostro popolo in questi Game of Thrones è restare a casa, come lei è rimasta in cripta. In attesa di sconfiggere il mostriciattolo, facciamo salti pindarici per mantenere il buon umore dei nostri bimbi e inventare giochi da fare all'aperto, reclusi dentro casa. Ispirandoci a Roberto Benigni perché la vita è bella. E quando tutto sarà finito, usciremo a ballare con il sorriso via via meno incredulo di Jojo Rabbit. Ma a onor del vero, tutto ciò non è una guerra. Non me la sento di paragonarlo a quel terrore indicibile ed indimenticabile. È un confinamento calmo e tragico insieme, di cui dobbiamo prendere le misure. E da cui speriamo di essere capaci di liberarci, senza anestetizzarci alla socialità come Thomas et Amoureux. Per radio passano interviste, dati, aggiornamenti, ma ancora nessuna canzoncina di Mars Attacks che faccia esplodere il cranio alieno di questo parassita infettante. Intanto c'è chi muore, chi rischia la vita, chi comunque lavora. Chi canta, chi si lamenta, chi continua a pensarsi furbo e ignora i divieti, e chi sta a casa sul divano davanti a film e serie TV. Beh, per un cinefilo è la morte sua.